Oggi chiediamo allo Spirito Santo il dono di dominare l'ira. Dalla lettera di Giacomo, il capitolo, il primo e i versetti sono il 19° e il 20°. Lo sapete, fratelli miei carissimi, sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Spirito Santo, oggi vengo a supplicarti di aiutarmi a non cadere nel malumore, nell'irritazione. Tu non vorresti che io rimanessi in quello stato neppure per 5 minuti, perché l'ira non affidata in te fin dal momento in cui sorge, guasta la tua opera in me e mi toglie i tuoi doni, la pace, la gioia, la concordia con la mia famiglia e con gli altri. Quando mi imbatterò in qualcosa capace di farmi arrabbiare, cercherò di fermarmi il più presto possibile per guardare dentro di me e cercare di capire in modo chiaro e preciso l'origine della mia irritazione e poi pregare per chiedere a te la pazienza, la saggezza e la pace. Con il tuo aiuto sarò di nuovo in sintonia con te e con i sentimenti del cuore, del padre e del figlio. Ripeterò questo esercizio di orazione di pace interiore alcune volte durante la giornata, fino a quando tutto ritorni luminoso, e così non ci saranno più zone di oscurità nella mia anima. Ho la certezza che allora la luce brillerà molto più splendente. Grazie, Spirito di pace, perché se resto con te si placano tutte le tempeste. Amen.